Hanno tolto i camici e indossato gli scarponi da montagna per camminare insieme ai cittadini, dando loro consigli utili su prevenzione e pronto intervento. Sono i primari, medici e infermieri con i dirigenti dell'ospedale di Cuneo. Il Santa Croce Carle, insieme alla compagnia e Rete del Buon Cammino, ha organizzato la nuova edizione delle cattedre ambulanti della salute, coinvolgendo ASL CN1 e per il primo anno anche l'ASL CN2. In un ambiente meraviglioso, la possibilità di aprire l'ospedale alla comunità. I consigli erano legati anche al contesto diciamo naturale, in cui, splendido, in cui ci siamo trovati. Abbiamo parlato di morsi di vipera, abbiamo parlato di perdita di coscienza, abbiamo parlato di ustioni. È bello riuscire a condividere con le persone la nostra esperienza quotidiana e trasmettere un pochettino quello che riteniamo più utile perché il servizio sia buono per tutti. Abbiamo sempre una partecipazione crescente, abbiamo soprattutto la grande disponibilità dei medici che vengono gratuitamente a relazionare su temi attinenti alla salute, perché crediamo che il camminare sia un farmaco costo zero e che quindi sia anche un alleggerimento delle spese sulla sanità. Io ho 86 anni, sono nato nel 33, ho voluto partecipare a questa iniziativa per la compagnia, visto che ci sono molti colleghi eccetera eccetera, dico, almeno sono in buone mani e spero di farcela arrivare, ecco. Ce l'ha fatta benissimo e quindi proprio la dimostrazione che camminare fa veramente bene per arrivare così in forma. E anche prima di tutto nell'alimentazione, che è importante, e nel modo di comportarsi. Dopo la prima tappa al Colle della Maddalena, le camminate riprenderanno a settembre-ottobre nelle valli Varaita e Maira, a Pianfei e in Langa.